Approvazione della convenzione per la gestione associata dell'ufficio Sud Sportello Unico Territoriale per gli adempimenti di cui all'articolo 65 del DPR 380/2001. La parola al sindaco. Allora, qui si tratta di un servizio che andiamo ad aggiungere, che va ad aggiungere l'associazione tra enti locali per l'attuazione del patto territoriale Sangro Aventino, di cui Matessa da sempre è capofila, e in seguito alla cosiddetta legge sblocca cantieri, di fatto sono state un po' semplificate le procedure, perché mentre prima veniva demandata alla Regione, al Genio Civile, l'autorizzazione per calcoli strutturali, adesso basta una semplice deposito, una semplice domanda presso il comune di competenza. Ora, questo lavoro, invece di farlo fare comune per comune, queste pratiche vengono fatte da questo sportello unico territoriale che andiamo ad aprire presso l'associazione, presso il patto, insomma, il patto Sangro Aventino, il patto territoriale, che è un modo per agevolare, venire incontro ed aiutare il lavoro dei comuni, di tutti i comuni naturalmente che aderiscono all'associazione e al patto. Ed è una semplificazione per la denuncia dei lavori di realizzazione di strutture in conglomerato cementizio, ma insomma i calcoli strutturali che i tecnici naturalmente conoscono meglio di me. Quindi è un servizio in più che, in base all'ultima legge, la cosiddetta sblocca cantieri, che va, diciamo, a integrare e a innovare una legge del 2001, semplificando queste procedure, questo sportello ulteriormente aiuta i comuni e quelli che fanno domanda per poi procedere nei lavori, la scia e così via, agevola queste domande, il deposito di queste domande per chi le vuol fare, per chi ha necessità di farle e per chi lavora su questo settore. Questo è rapidamente. Ci sono interventi? Scusi. Consigliere Pellegrini? No. Faccio una domanda. Fioriti? Più che un intervento è una domanda, cioè io so che adesso questa pratica praticamente viene fatta dal comune, no? Viene fatta dall'impiegato del comune, al quale viene presentata la richiesta, la domanda, questi controlla se è tutto a posto, dopodiché inserisce, no? No, no, ma non è così. Sto chiedendo, dice, dopodiché inserisce la e finisce lì. Oggi. Non è così, comunque. Non funziona così. Fatelo spiegare da qualche tecnico, ma non funziona così. Oggi. È questa, cioè funziona così o no? Non funziona così. Domani si potrebbe fare così. Tu vieni al comune, deposi la cosa, eccetera. Ma c'è lo sportello che fa le pratiche per te a costo zero, visto che lo fa l'associazione. Ma quindi è sempre a costo zero la presentazione delle domande? Tu depositi, è lo sportello che lavora al posto degli uffici, perché c'è una semplificazione di procedure. C'è una mentre prima c'era un'autorizzazione che lasciava il Genio Civile, eccetera, eccetera, adesso la legge nazionale ha semplificato le procedure. Basta che depositata la domanda, questa domanda naturalmente va verificata, ma vanno fatte, non è che basta portare una domanda, ha bisogno delle verifiche e degli accertamenti, che invece di gravare gli uffici del comune lo fa uno sportello unico territoriale, sempre a costo zero. Lo fa nell'ambito dei servizi offerti dal patto. Ok. Chi interviene? Consigliere Pellegrini. No, un contributo sulla vicenda, che ovviamente questo, come si diceva, sta nell'ambito dello sblocca cantieri, ma volevo semplicemente dare un contributo perché, secondo il mio punto di vista, comunque iniziativa, nulla contro l'iniziativa, ma la Regione Abruzzo sta provvedendo al recepimento dello sblocca cantieri con la definizione delle procedure per i depositi e le autorizzazioni sismiche attraverso la modifica della legge 28, che è appunto la legge sismica regionale a cui ovviamente si fa riferimento per il deposito delle autorizzazioni sismiche.
Quindi io credo che sia prematuro e consiglio, se ripeto, possa essere utile, un mio consiglio di attendere il recepimento da parte della Regione Abruzzo di modifica della 28, perché potrebbero esserci delle ulteriori inserite ulteriori adempimenti che possono essere devolute, diciamo, risolte a livello comunale. Detto questo, è ovvio che questo è un servizio che, per quanto mi riguarda, ripeto, nulla contro l'iniziativa. Il comune, i comuni si sono visti comunque arrivare questa competenza. Parliamo ovviamente di interventi di minore importanza che sono soggetti al deposito, non è una semplice domanda, è un deposito, quindi dove ci sono tutti gli elaborati progettuali che il tecnico progettista deve redigere e deve trasmettere ovviamente in allegato alla domanda. Funziona tutto tramite un portale regionale, quindi l'immissione della domanda è tramite tramite questo portale, si caricano tutti i documenti, il comune ha il compito di verificare la documentazione, non entra nel merito perché appunto parliamo di depositi, non di autorizzazioni, quindi verificare la presenza di tutte le documentazioni necessarie prevista per legge e quindi dare l'attestato di avvenuto deposito. Per un comune come Atessa questo io credo che non sarebbe stato assolutamente un problema, però capisco che per comuni molto piccoli, dotati di quasi nemmeno la presenza di tutti i giorni, nemmeno di un funzionario tecnico, potrebbe crearsi un problema. Quindi questo è il primo punto, quindi secondo me si può attendere, magari si fa una cosa completa. E poi l'altra cosa però importante è che comunque questo passaggio di competenza dai comuni allo sportello non debba prevedere ulteriori costi sul cittadino, perché insomma i diritti di segreteria e quant'altro di cose che comunque non sono previsti, quindi nella convenzione non l'ho visto scritta questa cosa, quindi se magari la precisiamo non sarebbe male. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ma posso, consigliere Fiorini? Se quello che ha detto il consigliere Pellegrini è esatto, non ci conviene effettivamente soprassedere. Non si sente, Mi dice che non si sente. Che devo fare? Accendo. Sì, 1, 2, 3, prova. Okay. Se quello che dice il consigliere Pellegrini è giusto, non vale la pena davvero aspettare che la regione definisca il costo. Chiedo. Allora, non abbiamo nessun motivo di dubitare che quello che dice l'assessore Pellegrini sia vero, quello che sta facendo la regione. Allo stato attuale non risulta. Quando i comuni si sono visti e hanno discusso di questo argomento, non c'era, allo stato attuale non c'è nessuna normativa della regione che vada in questo senso, quindi i comuni giustamente come non c'è per forza lo deve fare la regione. Sì, ma non mi faccia di cose. Il recepimento dello sporca cantino la regione la deve fare per forza, se no non è attivo. Sì, lo fa, però se non lo fa pratica, nemmeno i comuni lo possono sto fare. Dicendo, ma la pratica, lo sportello oggi non lo può fare, se la regione non fa quel provvedimento non lo può non fare, lo può fare, ma i comuni si attrezzano nel caso in cui la regione dovesse svolgere lei questi adempimenti. No, non lo svolge lei la regione, non lo può fare la regione, sta disciplinando come i comuni o il suo in questo caso devono procedere. Questo sto dicendo, non è che lo fa la regione. Ma solo che questo fatto, allora se è così, è così. Ma non ho dubbio che sia così, ci creda a quello che lei dice, però voglio dire, non interferisce questa convenzione, perché questa convenzione dice solamente che i comuni sulla base della legge sblocca cantieri, invece di procedere isolatamente, tenuto conto che esiste questo patto che serve soprattutto per i piccoli comuni ma anche per i medi, mette a disposizione questo ulteriore servizio. Dopodiché, se questo ulteriore servizio non dovesse servire, eccetera, uno si può anche, come dire, ritirare e non
non lo fa, ma intanto, come dire, presuppone e prepara uno strumento che nel momento in cui entra tutto in vigore e tutto è a norma, i comuni sono attrezzati, si sa come fare, e comunque si evita, perché diciamo, come lo possono fare? Possono fare tante cose, ma come sappiamo e come sapete benissimo, gli uffici sono gravati di tali e tante incombenze di tutti i tipi. Se qualcosa senza aggravi di costo viene sgravato agli uffici, viene fatto tra l'altro in modo, come dire, equanime, giusto per tutti quanti, uguale per tutti i comuni, non a caso abbiamo il SUAP, abbiamo il patto, proprio per avere una maggiore possibilità di unificazione di procedure e sgravare i comuni di una serie di compiti e di lavori, tutto qua. Quindi questo non è che contrasta. Quando sarà recepito, dirà come sarà recepito e quello che devono fare i comuni, e sarà lo sportello a occuparsene. Dopodiché, se la convenzione non va bene, non ci si trova bene, lo rivaluteremo, l'aggiorneremo, e si può anche, diciamo, uscire dalla convenzione e rinunciarci, ma intanto, siccome tra l'altro questo è una, come dire, è una convenzione che gli altri comuni hanno approvato, stanno approvando e si sono impegnati ad approvare, non è che gli possiamo dire aspettiamo che, perché comunque sia il deposito o la valutazione, che non è così stringente e così approfondita come deve essere, la presentazione comunque delle domande deve essere fatta ai comuni. Se noi diciamo che c'è uno sportello apposto che si occupa per tutti i comuni, non penso che entriamo in contrasto con quello che può prevedere la regione. Dopodiché, ripeto, se ci sono delle cose che non dovessero funzionare, dalla convenzione ci possiamo ritirare, ma per adesso non sembra così. Quindi io penso che la convenzione comunque vada approvata e possa andare avanti, salvo dopo rivederla, aggiornarla, fare successive valutazioni. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, l'unica cosa, ripeto, va bene, non è un problema, l'importante è che sia a costo zero per gli utenti, noi siamo favorevoli. Va bene, allora possiamo passare al voto. Chi è favorevole? Chi è contrario? All'unanimità approviamo il quarto punto all'ordine del giorno, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approviamo anche l'immediata eseguibilità e passiamo al punto 5. Prima di passare al punto 5 e eventualmente anche al punto 6, volevo solo fare una richiesta, considerata anche l'orario, ma considerata anche che gli argomenti praticamente sono gli stessi. Se c'è la possibilità di fare o di presentare comunque un testo unico, io consiglierei magari di sospendere un attimino, se c'è la volontà, anche 5 minuti per vedere se c'è questa possibilità, altrimenti andiamo a discutere i punti singolarmente. Consideriamo anche che c'è l'emendamento presentato dal consigliere Falcone, quindi non so, vogliamo, se siete d'accordo possiamo valutare un attimino. Dipende. Vogliamo sospendere 5 minuti? Siccome sostanzialmente sono uguali, votiamo a favore quello nostro e chiudiamo la partita. Allora, fermiamoci 5 minuti, vi riunite e vediamo se si trovano d'accordo. Cioè, sicuramente c'è qualcosina di diverso, ma. Io non ho visto differenza, ho votato solo un 10.000 euro, non ho visto differenza. 10.000 euro. Quelle cose che dirti al bilancio comunale, questo è vero, dobbiamo riconoscere. Vabbè, ditemi voi se sospendiamo. Vediamo. Allora, capogruppo, capigruppo, riunitevi. A prescindere, non dicono mai. Quindi vediamo. Allora, votiamo, che mi dice il segretario che bisogna votare la sospensione. Votiamo per la sospensione. Chi è favorevole? All'unanimità approviamo la sospensione, quindi sospendiamo per qualche minuto e vediamo se c'è la possibilità di fare un documento unico. Consiglieri, già è tardi, per cortesia. Stiamo facendo la melina, non è il momento. E diamo. Allora, ho ricevuto una brutta notizia dal capogruppo Farina, purtroppo, siccome non si è riusciti a trovare l'accordo, passiamo alla discussione del quinto punto, mozione
dei gruppi consigliari Progetto Adesso e Libera Tessa, protocollo 3276 del 18-2-2020, avente ad oggetto mozioni in ordine al progetto di realizzazione sul territorio del Comune di Adesso di un impianto di rifiuti sanitari pericolosi e non della ditta d'inizio. La parola. Prego, capogruppo Pellegrini. Scusi, mi dai il microfono. La mozione credo che sia molto lineare, non mi sembrava di impossibile trovare una soluzione, però ovviamente c'è un modo di fare, perché che ogni volta abbiamo sempre lo stesso comportamento. Questa vicenda, se diciamo prendiamo la delibera di ottobre del 2017, è successa la stessa cosa, quindi prima la presentazione della nostra mozione, ordine del giorno, chiamiamolo come vogliamo, dopo qualche ora altra presentazione della mozione, adesso lì, poi lì alla fine siamo riusciti comunque a inserire tutto. Adesso non si vuole fare, non capisco sinceramente le motivazioni. E io ritengo che ciò che l'appello che è venuto poco fa, diciamo, ma come mai, perché facciamo una unica mozione, sia un modo giusto di affrontare le cose, però va sempre fatto. E abbiamo visto tutti gli ultimi giorni, si fanno scoop, articoli dicendo che c'è la mozione di Adesso Unito, la maggioranza, interpellare interrogazioni di consiglieri di minoranza in regione sull'argomento, si pubblicizza il tutto. Però i documenti erano già tutti pronti, tutti presentati, si doveva fare il Consiglio Comunale, penso che voi sguardate prima di noi, che ci fosse stato un Consiglio Comunale in qualche giorno, però si fa finta di niente, quello che dice la minoranza non serve, lasciamolo lì. Poi si arriva in aula, si dice vabbè, ma lo facciamolo insieme, perché no? Perché due? Io nonostante questo non avevo nessun problema. Se, diciamo, mi pare di capire, almeno da quello che ci siamo, dall'opinione che ci siamo scambiati, che c'è un problema sul primo punto della nostra mozione che non può essere superato. Enzo. Sì. Diciamo il primo punto che non può essere superato. Perché quando abbiamo presentato la mozione, ovviamente c'era da fare tutto un percorso e a noi ci è sembrato utile, considerato il tema di elevata importanza sul nostro territorio, due punti ci sembravano qualificanti. Cioè, uno è il fatto di istituire una commissione per la valutazione di incidenza comunale costruita bene, e due, quello di cercare di dare, di non dare più la scusante agli organi sovraordinati di dire sempre, perché ormai decenni che questo Consiglio Comunale chiede sempre le stesse cose agli organi sovraordinati, chiede cose giuste e chiede cose che i primi a cui servono siamo noi. Quindi per me è importante che appunto si tolga questa scusante agli altri organi di dire sempre: non abbiamo i soldi, non riusciamo a fare i rilievi, le verifiche e le campagne appunto di rilevazione.
Quindi queste due cose, questi due principi a me stanno a cuore, e quello appunto della commissione, e poi di mettere a disposizione di questi enti, che possono anche non essere enti, non è un problema, ma diciamo mettere anche a disposizione dei piccoli fondi, non parliamo di fondi stratosferici, che possano finalmente contribuire ad avere un quadro conoscitivo della nostra realtà ambientale. Tutti quanti sanno quali sono i dati che vengono rilevati dalla centralina, che è centralina fissa di Arta, che purtroppo monitora solo alcuni parametri e non tutti, quindi c'è bisogno di ulteriore campagne di rilevamento per avere appunto un quadro più completo. E secondo me questo quadro più completo in questa fase è molto utile proprio ai fini della valutazione di incidenza ambientale che deve fare il Comune di Atessa attraverso questa commissione. Quindi dare il maggior numero di dati possibili alla commissione per valutare in maniera precisa e puntuale ai fini di contestare la realizzazione di questo progetto. Quindi questi sono i due elementi a cui il problema dell'importo che io avevo inserito assolutamente era indicativo ed è indicativo, per me si può anche mettere semplicemente la volontà, a me è importante che passi il principio, poi se si spende 1000, si spende 10, si spende 20, l'importante è raggiungere l'obiettivo, quindi quello è tranquillamente superabile da parte mia. Altra cosa che, ripeto, noi avevamo inserito l'ultimo punto, era quello comunque di ribadire che, non penso che anche su questo ci siano problemi, di ribadire che comunque la volontà dell'intero Consiglio di, come è già stato fatto, quindi ribadire ulteriormente, quindi trasmettere a tutti gli organi, comunque c'è la volontà unanime del Consiglio Comunale di andare contro questa realizzazione. Ripeto, questa è una vicenda complicata, lunga, che ha già due o tre anni di storia alle spalle. Io ritengo che tutta la vicenda, diciamo, iniziale, quindi inerente al primo progetto, la prima proposta, ci siano state, chiamiamole così, delle facili, se si è cullati sopra un unico principio, che è quello che ci ha salvato, diciamo, l'anno, due anni fa, e cioè quello che era il criterio localizzativo previsto dal piano di gestione dei rifiuti, e che quindi nel parere del Comitato Via, il parere negativo del Comitato Via, ovviamente ci si è cullati su quello, dicendo semplicemente che quel criterio localizzativo non rispettato in questo progetto era assorbente rispetto a tutti gli altri, e quindi il problema non sussiste. Però poi sappiamo tutti che quel criterio escludente contenuto nel piano gestione dei rifiuti è stato reso incostituzionale, e quindi questa pratica ovviamente è tornata in auge, anche con, credo, anche un'ulteriore leggerezza da parte del comitato, perché secondo me quando una pratica è in contrasto, no? Se non arrivano entro i termini stabiliti le controdeduzioni, dopo il preavviso di rigetto deve esserci il rigetto per chiudere la parte. Questo ovviamente non è successo, la ditta ha ripresentato
istanza. Questa volta, cosa che anche qui non era stata fatta in precedenza, il responsabile del comitato ha comunque verificato, o meglio, lo aveva verificato anche in precedenza, perché nel verbale del comitato che ha espresso parere negativo già era stata evidenziata la presenza della zona SIC e quindi si sarebbe dovuto iniziare il procedimento di VUCA prima della possibilità che si esprima il comitato di via regionale. Come sappiamo, ovviamente, questo compito è stato diciamo, una competenza sono dei comuni, la regione ha deciso di delegarla ai comuni, adesso si sta ragionando in maniera diversa proprio perché forse ci si è accorti che i comuni molte volte non hanno mezzi, competenze per esprimersi su determinati progetti, però ovviamente non è una cosa di adesso, quindi bisogna fare i conti adesso con quello che abbiamo. Nel 2000, diciamo, quando c'è stato il parere negativo, quindi nel 2018, il comune di Atessa era rappresentato dall'ingegner Palmieri e ha portato ovviamente la delibera del Consiglio Comunale dell'ottobre del 2017, dove appunto quella che richiamavo prima, dove tutto l'intero Consiglio Comunale aveva espresso le proprie perplessità. Su questo diciamo nulla. Quindi quando l'assessore Meno mi chiede cosa vuole fare il benissimo, nel 2017 il gruppo di deliberatezza ha proposto l'ordine del giorno, si è fatta una votazione, si è espressa, quindi penso che è molto chiara la posizione. Detto questo, ripeto, poi dopo la presentazione di questo evento abbiamo visto che comunque il Comune, la Giunta, ha assunto una delibera già, anche questo io lo ritengo, poteva essere, se vogliamo che si coinvolga anche la minoranza, visto e considerato che la Giunta già era a conoscenza di quello che avevamo scritto, prima di assumere una delibera proprio per l'istituzione di una commissione comunale, forse potevamo essere messi a conoscenza, forse potevamo dare un contributo. Sta di fatto che la Giunta ha deciso di assumere questa delibera e ha deciso appunto questa delibera, che è una commissione formata da due membri interni del comune più un membro esterno in possesso di alcuni requisiti, che era sulla delibera di tutela del paesaggio e competenze in scienze ambientali. Quindi questo è stato alla delibera, ovviamente, quindi un atto di indirizzo, è seguito un bando proprio per trovare questo esperto esterno, quindi non è nell'organico del comune. E qui, secondo il mio punto di vista, potrei tranquillamente sbagliare, proprio su questo rafforza, secondo me, una volta letto il bando, rafforza ulteriormente quello che noi avevamo previsto appunto al punto 1 della mozione, cioè quello che la nomina dell'apposita commissione scientifica sia composta da esperti raggruppati in materia di valutazione di incidenza ambientale, che ovviamente sono più competenze che sono necessarie per fare questa valutazione. Quindi leggiamo appunto, dicevo, nel bando che i requisiti di questo esperto devono essere
deve essere un esperto in, quindi laureato in scienze ambientali, scienze forestali, scienze geologiche, scienze agrarie e forestali. Io ritengo che una persona che assuma su se stesso tutte queste competenze, credo che non ci sia, a meno che non c'è uno scienziato che viene qua tanto di cappello. E quindi ecco perché io dico che in questa commissione sarebbe stato molto più utile avere più figure esterne che riuscissero ad avere tutte queste competenze che sono fondamentali e necessarie per la valutazione di incidenza. Poi sul discorso che questi esperti lo fanno con un rimborso spese da definire con un successivo atto determinativo, vorrei chiedere al ragioniere come fanno, non ho visto, però va niente. Io ritengo che se vogliamo degli esperti che siano veramente, che ci possono dare qualcosa in più, forse qualche cosa lo dobbiamo dare, che gli esperti, i professionisti che debbano lavorare gratis, io non sono stato mai d'accordo, non lo sono mai, però se poi lo si trova, va bene, se hanno la necessaria competenza lo fanno anche gratis, io sono contento, non ci sono problemi. Quindi il mio invito è questo, prescindere, non è polemica, non è situazione, anche perché ripeto, noi avevamo fatto questa proposta, ce l'avevamo sentita anche dal capogruppo, anzi è stato lui che mi ha chiamato, io ho dato immediatamente la disponibilità a farlo senza problemi. Quindi secondo il mio punto di vista, considerato che siamo tranquillamente nei tempi, io invito la maggioranza, al di là delle, diciamo, sugli argomenti su cui ci si può dividere, ce ne sono tanti, non abbiamo fatto fino adesso, però su questo argomento io credo che sia necessario un atto, diciamo, non di umiltà assolutamente, però una riflessione che comunque ci porti a comporre un organismo idoneo a avere, diciamo, un giudizio, una valutazione molto attenta e precisa. Perché, ripeto, il problema è molto semplice. Quindi io invito la maggioranza, che volesse fare, a rivederlo, per quello che, ripeto, senza io non che voglia poco, ripeto, il discorso delibera fatto non mi interessa. Però ecco, secondo me è necessario, se voi ritenete che queste cose non siano necessarie, benissimo, fate tranquillamente la vostra, portate avanti la vostra azione come ritenete opportuna. Grazie consigliere Pellegrini, e darei la parola a Falcone che ha presentato l'emendamento. Prego. Prego consigliere Falcone, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vista la mozione presentata dal gruppo Libera Testa e Concertatessa, ho pensato di cercare di modificare una parte, nello specifico la parte relativa all'importo che specificano loro, con cui il comune si impegna a compartecipare alle spese necessarie per la rilevazione da parte dell'ARTA. E ovviamente, visto anche la mozione successiva con la quale la forza di maggioranza richiama lo stesso concetto, soltanto senza indicare un importo preciso, quindi da parte di tutto il Consiglio Comunale impegnare la Giunta a compartecipare senza definire una cifra ben precisa, anche perché bisognerebbe avere tutti i pareri relativi all'ufficio di ragioneria. Questo è un argomento importantissimo, dove più di una volta questo Consiglio Comunale si è espresso.
si deve esprimere in maniera unita, perché non è una questione di piazzare la bandierina perché l'idea di Uniti per la Testa è migliore dell'idea di Libera Testa, Progetto Testa o del Movimento 5 Stelle. È un argomento molto importante per tutto il territorio e assolutamente si deve trovare la soluzione giusta per fare in modo tale che si preservi l'integrità e la migliore situazione ambientale per il bene di tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda gli altri punti, convengo con quanto è scritto nella mozione e quindi ci apprestiamo a votarla, però vedremo anche il susseguirsi degli interventi. Grazie. Allora, grazie consigliere Falcone. Interventi fioriti. Farina. Dove devo parlare? Allora, si sente? Adesso? Sì. Allora, per quanto riguarda questa mozione, ovviamente da parte della maggioranza c'è tutta la volontà e la disponibilità a convergere in un'unica mozione, anche perché prima lo ha detto fra le righe Pellegrini, ma non l'ha specificato bene. La mozione è partita proprio da noi, la proposta è partita da noi l'8 gennaio, in cui ho contattato tutte e tre i capigruppo per vedere e studiare la possibilità di fare una mozione comune. Poi c'è stato un giro di mail tra tutti e quattro, però capite bene che gestire una cosa del genere con le mail era abbastanza difficile. Comunque siamo arrivati al 10 gennaio che abbiamo ricevuto la mozione delle opposizioni riunite, diciamo. Dopodiché ho chiesto al Presidente del Consiglio di convocare una conferenza di capigruppo per discutere meglio. La conferenza è stata convocata il 24 gennaio, eravamo presenti io e Falcone, ovviamente è andata deserta, non l'abbiamo fatta, è stata riconvocata di nuovo a febbraio per cercare di coinvolgere gli altri capigruppi, eravamo di nuovo io e Falcone. A quel punto abbiamo deciso, vabbè, due volte, ognuno, arrivati a questo punto non si riesce a trovare un accordo, ognuno si presenta la propria mozione, poi in sede di consiglio comunale ognuno cercheremo di valutare tutti insieme se c'è la possibilità di fare una mozione unanime. A quel punto stavamo aspettando anche delle evoluzioni attraverso gli incontri che stava promuovendo il comitato dei sindaci del Sacro-Aventino, attraverso alcune richieste che il sindaco faceva alla regione. Stavamo aspettando per presentare e protocollare la nostra mozione. Ovviamente poi c'è stata Libera Testa che l'ha presentata e subito dopo l'abbiamo presentata noi. Però questo per dovere di cronaca. E per quanto riguarda invece la mozione unitaria, ovviamente noi siamo favorevoli e disponibili all'emendamento di Falcone presentata alla nostra mozione. Siamo favorevoli alle integrazioni di Libera Testa e Progetto a Testa per quanto riguarda il quarto punto, dove c'è l'impegno al sindaco e alla giunta. Siamo anche favorevoli ad aggiungere quel capoverso "ha ritenuto che", quindi diciamo siamo abbastanza favorevoli sulle vostre proposte. L'unica cosa dove non siamo d'accordo è sulla nomina da parte del Consiglio Comunale della Commissione Tecnico-Scientifica, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per individuare una figura competente. Anzi, approfitto per chiedere all'opposizione di far girare questo bando e di indicare delle persone che possono partecipare e rispondere a questo bando, e quindi riteniamo superfluo di far nominare la commissione da parte del Consiglio
consiglio comunale. Per il momento mi fermo qui, ripeto, se Liberatessa e il progetto Atessa sono d'accordo a non inserire questo nel deliberato, noi approviamo la mozione così come proposta da Liberatessa e progetto Atessa con l'emendamento di 5 Stelle di Falcone. Se no, mi dispiace perché è un peccato, siamo costretti ognuno a votarsi la propria mozione. Si vota prima l'emendamento. Sì, ma prima finisce la discussione. Facciamo la discussione. Sì, sì. Allora ci sono. Per precisare, non mi è sfuggito, mi ha fatto ricordare. Ah, il microfono, scusa. Grazie. No, scusa, una cosa effettivamente mi sono dimenticato a dirti prima, ma approfitto e grazie per averlo sottolineato adesso. Io non ci tengo che sia il Consiglio Comunale a nominare la Commissione. Cioè, assolutamente. Non è questo il problema, se è questo il problema. A me interessa che sia, diciamo, il risultato, cioè la nomina della commissione, che non lo debba fare il consiglio comunale, lo possiamo togliere, lo fa la giunta, allarga la giunta, scusa, che problema c'è? Rifà la delibera, si rifà il bando è ancora scade, qual è il problema? Lo fate voi, io non, a me non mi interessa che deve essere il consiglio comunale, ci mancherebbe altro, non voglio portare competenze sulla mia cosa, non ho nessunissimo interesse, a me interessa il risultato, quindi questo lo possiamo tranquillamente modificare senza problemi. Cioè che è la giunta che fa, rifà, fa tutto quello che deve fare, assolutamente, io non è questo. Consigliere Fioriti. Sì, dunque, sinceramente su un argomento del genere penso che procedere con due mozioni diverse non sia il massimo della visibilità, soprattutto nel momento in cui ci si appresta a dare un parere sull'installazione di una cosa del genere. Noi abbiamo fatto questa mozione con l'intento di cercare di allargare al massimo le possibilità di analisi della zona e non limitarsi solamente a poche analisi, vale a dire dell'area e basta, perché l'attuale centralina non consente una valutazione complessiva dei rischi e sia perché stando addirittura ai risultati delle centraline esistenti addirittura sembrerebbe che la qualità dell'aria sia migliorata dal 2016 ad oggi. E appunto per questo abbiamo richiesto che si ricorresse a questa commissione nominata dalla giunta, nominata da che avesse delle competenze specifiche alla ricerca di dati molto più significativi e che fossero talmente certi da evitare qualsiasi poi riscontro negativo da parte di autorità, soprattutto giurisdizionali. Credo che alla fine della fiera, tenendo conto dell'emendamento del consigliere Falcone e dell'apertura testé evidenziata anche dal consigliere Farina, io credo che possa la commissione decisa in sede di delibera possa integrarsi con qualche cosa in più, anche perché giustamente, come rilevava il consigliere Pellegrini, le specifiche richieste per il componente della commissione sono talmente alte che sinceramente metterci qualcuno in più e separare le qualità potrebbero rendere le qualifiche potrebbero rendere la cosa più valida, la commissione più valida e nello stesso tempo incontrare l'unanimità di tutti quanti. Allora interviene consigliere, prego. Consigliere Ciccarelli. Grazie.
merito a questa questione, è possibile che ci siano stati dei, non lo so, dei fraintendimenti, però è bene chiarire, perché il consigliere Pellegrini ha parlato di una scarsa volontà concreta di dare seguito a quello che stiamo dicendo. Ha parlato di scoop, ha parlato di pubblicità, come se in realtà non ci fosse una reale intenzione di salvaguardare l'ambiente, la salute dei nostri concittadini. E questo è falso. È falso detto, perché detto è da questo. Tanto, ero scritto, sì, sì. Mai è detto. Da tanto che invece la nostra battaglia va avanti, è da tanto che si studiano tutte le forme di opposizione a un tipo di insediamento di questo genere, e la volontà è ferrea ed è supportata dalle caratteristiche del nostro territorio, da documenti, da studi approfonditi che sono stati fatti nel corso di mesi, ma quasi anni a questo punto, perché la questione va avanti da tanto. Il fatto di dover quasi aiutare l'ARTA, o meglio togliere la scusante all'ARTA di dire che non hanno i soldi, cioè noi come comune, quindi tutti i cittadini di Atessa dovrebbero aiutare un'agenzia che è deputata al controllo del territorio, insomma la verifica della salubrità dell'aria, con i soldi appunto degli stessi contribuenti, quando l'ARTA è deputata, ripeto, a fare questo lavoro. Sul sito stesso dell'ARTA possiamo trovare quali sono le caratteristiche, di che cosa si occupa l'ARTA, e una di queste cose mi ha fatto sorridere, perché parla proprio di magari incoraggiati dalle amministrazioni comunali, oppure su richiesta delle amministrazioni comunali, per esempio una verifica dell'area, dell'ambiente, del territorio, eccetera, eccetera, che è proprio quello che noi andiamo a chiedere di continuo. Ora, se l'ARTA non ha i soldi per farlo, vuol dire che l'ARTA potrà chiederli alla Regione. Essendo l'agenzia un'agenzia regionale, voglio sperare che questa non sia la sede in cui tutti noi consiglieri dobbiamo pensare che i cittadini di Atessa, quindi di un comune, debbano chiedere i soldi, debbano dare i soldi a un'agenzia regionale, perché l'agenzia regionale dice di non avere i soldi. Sarebbe un po' come dire che per rifare la strada a scorrimento veloce dobbiamo dare i soldi alla provincia, perché la provincia continua a dire di non avere i soldi. Oppure quando abbiamo magari aiutato, abbiamo pulito delle cunette che erano di competenza dell'ANAS, alcune volte ci è stato detto: beh, se avete pulito le cunette che non erano di nostra competenza, in quel caso stavano per affogare i cittadini, e qua invece dobbiamo chiudere gli occhi e comunque pagare una quota che addirittura viene fissata in 10.000 euro, che poi è una cifra che non ha senso, perché potrebbe parlarsi di 100.000, di 10.000, di 1.000, di nulla, non si sa, a un'agenzia che è deputata, appunto, ripeto, cioè ha motivo di esistere, perché questo è il suo lavoro. Noi avremmo tanto voluto, consigliere Falcone e consigliere Fioriti, che ci fosse una mozione unica, tant'è vero che l'abbiamo proposta, tant'è vero che la nostra intenzione è di andare al di là delle visioni politiche strette, così piccole, fosse condivisa da tutti, e abbiamo tentato questa strada sin da gennaio. Abbiamo sollecitato tutta l'opposizione a condividere un documento che potesse essere simbolico e simboleggiare la volontà di tutto il comune di Atessa, di tutti i cittadini di Atessa, ad andare contro a una ipotesi di questo genere come quella dell'inizio, e non ci siamo riusciti, perché non c'è stata la volontà da parte di alcuni dell'opposizione di condividere questo documento. Quindi in questa sede non si può dire che la volontà manchi da parte della maggioranza, è mancata in questi mesi da parte di qualcuno dell'opposizione. Grazie. Grazie Presidente.
Grazie Presidente. Per quanto mi riguarda, più che questioni legate all'ARTA, che sicuramente dovrebbe svolgere il proprio compito, e sappiamo che tante volte siamo costretti appunto a supplire anche alle carenze di altri enti, ma io credo che se la questione sta nella composizione della commissione, io credo che nella commissione ci siano due figure che professionalmente sono ineccepibili per il ruolo che deve svolgere una commissione VINCA, e la terza che viene selezionata per avviso pubblico, che ha ugualmente una serie di caratteristiche professionali deputate appunto a svolgere un ruolo qualificante della commissione stessa. E nemmeno credo, visto che nel bando tra le varie qualifiche viene sempre interposta la lettera E o, quindi l'una o l'altra o tutte e due insieme appunto, quindi secondo me non è una figura così irreperibile come si vuol far credere, e tutte e tre le figure messe insieme credo che corrispondano pienamente ai requisiti di cui debba essere composta una commissione VINCA. Quindi non credo che sulla questione della commissione non si riesca a trovare appunto l'intesa per fare una mozione unica. Qui si sta parlando appunto della tutela della salute dei cittadini. Un attimo abbandonare, diciamo, i puntigli e di parte e ideologici e politici per arrivare alla conclusione di volere tutti quanti qualcosa che vada in un'unica direzione, penso sia fattibilissimo. Altri interventi? No, esatto, cioè forse mi sono perso qualcosa, posso riprendere un attimo la... No, scusi, riprendo il discorso del consigliere Farina, con il quale mi sembra che eravamo arrivati ad un punto di vicinanza, credo. Cioè, posto che qui penso che la volontà nostra sia ben chiara dal 2017, come ha detto il consigliere Pellegrini, per cui la posizione è quella e non si discute. Ma su questa questione qui, posto che abbiamo accettato tranquillamente l'emendamento fatto dal consigliere Falcone, è l'unico dato che restava scoperto, è la commissione sulla quale mi è sembrata di aver fatto una mediazione circa il fatto che potesse essere integrato da qualcuno che va nello specifico di quello che già avete fatto, vale a dire invece di trovare uno che abbia tutte quelle caratteristiche ne trovate due, già diventa una cosettina più attuale, più concreta, più fattibile, penso. Per cui assolutamente, poi per quanto ci riguarda, nel momento in cui il consigliere Farina ci ha mandato la mozione, abbiamo fatto immediatamente la controrisposta con l'integrazione che abbiamo sempre mantenuto, quella è la posizione nostra e quella abbiamo mantenuto. Grazie. Presidente. Io credo che sia, ho sentito l'intervento della consigliere Ciccarelli, per me sinceramente credo che la consigliere Ciccarelli faccia parte del gruppo Uniti per Adessa all'interno di questo consiglio comunale, no? E fa tutto un ragionamento su ARTA e dice ARTA deve fare le verifiche, punto e basta. Se non hai soldi, se li fa dare dalla regione, se li fa dare da chi pare, deve farlo, il resto non mi interessa. E ridicolizza la nostra proposta, perché noi abbiamo detto che il comune di Adessa debba metterci, lo ripeto di nuovo, l'importo che ho inserito. A me non interessa l'importo in sé, interessa il principio. L'avevo detto già prima, lo ripeto, evidentemente non me l'ero spiegato prima. Interessa il principio, quindi il principio è questo, che dire, non possiamo fare il ragionamento, lo deve fare qualcun altro, a noi non ci interessa, perché i primi di cui hanno bisogno di questi dati siamo noi, cioè noi, quando dico noi, intendo i cittadini di Adessa.
perché i soldi pubblici sono i soldi pubblici della regione, pubblici sono quelli del comune, non è che sono diversi, sono sempre soldi pubblici. Però, visto e considerato che noi abbiamo una situazione particolare e anche dei soldi che vengono spesi da Arta, noi siamo uno dei pochissimi territori di Regione Abruzzo su cui è installata una centralina fissa. Sono pochissimi, è l'unica zona industriale della Regione Abruzzo che ha installato la centralina funziona. Ma io con questo non dico che Arta non deve fare il suo compito, lo dico benissimo, lo sostengo. Però, dato sia anche qua, che è una richiesta che stiamo facendo da tempo, sia quando ci stavano le giunte centrodestra, giunte centrosinistra, la regione va. Mo ci sta il centrodestra, sono sempre state fatte e non abbiamo mai ottenuto risultati. Quindi, come magari ha fatto l'esempio lei, che a un certo punto interessava risolvere un problema perché era impellente dei cittadini, si chiude gli occhi e si fa come avete fatto, come abbiamo fatto noi, anche quando abbiamo iniziato, quando c'è la necessità non puoi fare a meno e l'altro non lo fa per svariati motivi, cerchi di farlo. Ma questo è niente. Ma nella proposta di Uniti per Atessa, consigliere Ciccarelli, sta scritto chiedere ad Arta che esegua spese della Regione Abruzzo e con una compartecipazione economica del Comune di Atessa, un monitoraggio completo e prolungato. Ma allora, ma lei, ma quale intervento ha fatto? Fatemi capire. Che cosa sta dicendo? Se lo dico io che il Comune di Atessa deve compartecipare alle spese di Arta, sono un cretino. Se lo dici tu, se lo dice lei, scusi, l'errore è giusto. L'avete scritto voi, sta scritto qua, nella mozione da voi presentata. Quindi il principio di compartecipare alle spese. Sei d'accordo o no? E allora perché prima hai fatto l'intervento e di no? Che ho detto una cazzata io. Ma scusate, ma che state parlando? Ma il quantum l'ho premesso. L'ho premesso all'inizio del mio intervento, di il quantum a me, io non interessa. No, quelle, no, invece è importante questo passaggio, questo principio che hai scritto sulla tua mozione è importante, quindi è proprio per togliere la scusante. Quindi, se questo è il problema, ripeto, 10.000, non attacchiamoci alle cose no, perché io l'ho premesso, a me i 10.000 l'ho inserito là, un dato qualsiasi, a me interessa il principio. Il principio è quello di metterci anche del nostro, perché? Ma non per motivi, per risolvere i problemi degli altri, per risolvere i nostri problemi. Perché adesso in questa fase ho detto e risottolineo che avere dei dati certi su cui basare tutto ciò che bisogna fare è importante. E di certo non possiamo fidarci dei dati che ci daranno gli operatori privati, perché gli operatori privati ce li daranno dei dati. State tranquilli su questo. Ma quei dati, noi credo che noi non possiamo fidarci di quei dati. Quindi dobbiamo avere dati di cui noi ci possiamo fidare. Quindi su questo credo che l'intervento fatto dalla consigliera è totalmente fuori luogo nel merito di questa problematica. L'altra problematica fatta dall'intervento del consigliere Campitelli, io non sto dicendo o contestando qualcosa a qualcuno. Io sto semplicemente dicendo che è vero che c'è E.O., però è importante che dentro quella commissione ci sta sia E che O. Quindi se tu trovi uno, non trovi l'altro, comunque ti manca un pezzo. Quindi non è il problema che dici tu devi trovare uno che deve avere tutte e due, cioè ho scritto E.O., certo. Proprio per questo dico che uno non è sufficiente. Ma ripeto, ma perché se no ti manca un pezzo? Perché l'impatto Vinca è flora e fauna principalmente. È su questo, principalmente, su cui bisogna esprimersi. Quindi, voglio dire, ma poi io non vedo la motivazione per la quale non si possa accettare. Ma ripeto, non lo volete accettare di tornare e formare una commissione più
ampia, ripeto, lo decidete voi, io non devo decidere nulla, non voglio avere nemmeno prendermi nessun tipo di merito se dovesse passare una cosa del genere. Quindi lo dico pubblicamente, non è un mio merito se si fa, è semplicemente per dare un contributo, per formare un organo che sia non perché cioè, i nostri dipendenti non sono in grado, ci mancherebbe altro, però ovviamente sappiamo che questa è una pratica, la prima volta credo nella storia del Comune di Atessa che si debba esprimere su una valutazione di incidenza ambientale, non si è mai espresso. Quindi con tutta la preparazione e il riconoscimento delle professionalità interne del Comune di Atessa, non credo che possano svolgere un lavoro di alta, ma ripeto, con il massimo rispetto delle persone, semplicemente perché non l'hanno mai affrontato, semplicemente per questo. Quindi io ripeto, non voglio, se si fa per il bene di un risultato, non voglio nessun merito, non mi devo prendere nessun merito, assolutamente. Però anche considerato che, cioè, se voi vedete i comitati regionali che fino a qualche tempo fa comunque valutavano queste pratiche, sono composte da una pluralità di esperienze, una pluralità, quindi è necessario avere dati certi. Bene, dati certi, e se noi aspettiamo che l'ARPA ce li faccia secondo quello che diceva la consigliera Ciccarelli, non li otterremo questi dati, quantomeno a breve periodo sicuro. Due, la commissione integrata secondo me ha un valore aggiunto, non lo volete fare, non lo fa. Allora la consigliere Cicchetti. Non volevo intervenire, però avendo avuto un discorso, se posso dare un contributo a questa discussione lo do in maniera molto benevole. Poi, anche io durante i miei 10 anni mi sono imbattuto in una vicenda del genere e vuoi o non vuoi mi sono trovato costretto ad impegnare le casse comunali per fare determinati esami e controlli sul territorio, e parliamo sempre della zona Valdina, che secondo me va attenzionata in modo particolare, perché il problema non è solo il problema dell'aria. Quindi sotto il profilo dell'impegno economico anche da parte del Comune, che del resto la mozione di Uniti per Atessa lo dice, non quantifica ma si impegna a compartecipare ai costi, può essere il 90%, il 10%, ma comunque si impegna, ed è un principio che condivido con Pellegrini, anche perché oggi siamo noi che dobbiamo muovere il primo passo con la Vinca per poter contestare e mettere in discussione questa ipotesi di realizzazione di questo impianto, e quindi giustamente abbiamo bisogno di dati. Dall'altra parte, senza nulla togliere agli individui che saranno indicati nella commissione da parte della Giunta, e mi riferisco alle figure interne, ma senza, ripeto, nessuna offesa, io credo che non abbiamo professionalità specifiche per affrontare un argomento di questo genere, anche perché specialmente se ci andiamo a confrontare con quelle caratteristiche richieste per la figura esterna, io credo che anche un ragazzino si rende conto di una cosa del genere. Certo, io capisco la difficoltà della maggioranza a tornare sui propri passi, però lo dobbiamo fare per il bene del nostro territorio e della nostra area industriale, che è sana sotto tutti i profili se continuiamo ad attenzionarle nella maniera migliore. Un'altra figura esterna con competenze specifiche, innanzitutto diventa la commissione ha un confronto maggiore nel proprio interno, ma non può che contribuire a rafforzare un esito riguardo appunto al risultato che credo
sia nelle intenzioni di tutti. Allora, non vedo, ripeto, queste difficoltà nel trovare il modo per votare tutti quanti in maniera unitaria questa mozione e nell'interesse appunto... Naturalmente, con le modifiche e la condivisione da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Io credo che si possa trovare l'intento in questa direzione qua. Mi fermo qui. Grazie consigliere Cicchitti, diamo la parola al sindaco. Io ringrazio di quest'ultimo intervento perché anch'io ritengo che è inutile incaponirsi su posizioni politiche dei singoli gruppi perdendo di vista quello che è un obiettivo che io ritengo sia comune, anche perché noi ci siamo mossi sulla base anche di quella mozione ricordata e votata nel 2018. Quindi io penso che ci sia lo spazio per arrivare, se appunto però si modificano i testi. Secondo me, è una proposta che faccio, poi naturalmente i gruppi sono liberi di condividerla o meno, di approvarla o meno. Io penso che il punto d'incontro sia quello di non, e adesso spiegherò perché, di non entrare in troppi dettagli specifici, perché la situazione è in evoluzione, in movimento e va valutata, e perché se noi diciamo che si impegna, adesso vediamo chi, a intraprendere tutte le iniziative utili, se poi ci vogliamo mettere in via assoluta, mettiamoci anche in via assoluta, per raggiungere l'obiettivo comune. Questo è il punto, la mozione è un indirizzo politico, non è una commissione tecnica e integra. Si può integrare, se il problema è della partecipazione di tutti, che io ritengo assolutamente positiva e condivisibile, si può integrare, dopo aver detto intraprendere tutte le iniziative utili, si può integrare dicendo che comunque si costruisce una, si istituisce una commissione politica fatta dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco e da tutti i capigruppo, che in qualche modo sovrintende a tutti i passaggi, perché i passaggi sono diversi e non definiti ancora, perché intanto noi la richiesta ufficiale da parte della Dinizio della Vinca ancora non l'abbiamo acquisita, non è stata fatta, perché la commissione che stiamo cercando di istituire è in itinere e perché appunto bisogna seguire gli sviluppi. Non si tratta adesso di impiccarsi su mi permetto di dire, cioè la vostra mozione in questa, come dire, eccessiva specificità e fuori luogo, perché comunque questo dice la mozione che avete presentato, non è che l'avete ritirata, e proporre il Consiglio Comunale la nomina. Allora, il Consiglio Comunale non è che propone la nomina, ma non è perché non vogliamo far partecipare, perché io ho detto facciamo una commissione politica che sovrintende e anche, come dire, condivide tutti i passaggi. La commissione tecnica certo che va costruita bene, che dice di no? Come la stiamo costruendo? Perché anche qui io ringrazio tutti i gruppi di maggioranza e di minoranza delle mozioni, ma questa amministrazione, vorrei far presente che sul problema degli impianti di rifiuti pericolosi a valle è stata la prima a sollevare il problema insieme al Comitato dei Sindaci e anche con l'accordo e l'intesa delle organizzazioni ambientaliste. È stato il Comitato dei Sindaci che ha organizzato la manifestazione alla quale anche molti di voi avete partecipato, quindi non è che l'amministrazione sta ferma, sta aspettando la mozione o una mozione qualsiasi per muoversi, si sta muovendo dall'inizio. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che in questa valle ci sono, questo è il punto politico che deve esprimere il Consiglio, poi vediamo come realizzarlo anche tecnicamente, c'è una aggressione di vari progetti, di varie ditte che fanno capo a vari proprietari, a varie entità, che siccome queste zone industriali, lo sappiamo, eccetera, 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 punta a mettere una raffineria di gas, tra l'altro pieno di azoto, eccetera, in Val di Sangro, a due passi da noi, a Paglietta, la sterilizzazione di una quantità enorme, il deposito di una quantità enorme di rifiuti sanitari, e vi dico anche che l'Egheridania è tornata alla ribalta
dicendoci in un incontro che ci ha chiesto che potevano rimettere, io gli ho fatto in campo anche il loro progetto, dicendo che, e offrendosi loro di pagare il monitoraggio, avrebbero valutato quanto costava e poi ci avrebbero fatto sapere. Siamo in attesa di sapere, quindi questo per dire che la situazione è totalmente in evoluzione, ma c'è un dato di fatto che se siamo tutti compatti nel difendere, nel voler difendere questa valle, dobbiamo cercare di bloccare questa pluralità e diversità di progetti che in questo momento nascono e rinascono anche dalle ceneri, che sono in stadi diversi, con proprietari e spinte diverse dietro, ma che hanno come mira un profitto anche legittimo privato, ma che non coincide con gli interessi e la tutela sia della salute che sia del tipo di sviluppo e della sostenibilità di sviluppo che ha questa valle. Allora, per quanto riguarda, però, entriamo nel merito, se condividiamo una mozione che fatte tutte le premesse che mi pare sono pressoché analoghe nella mozione, e nell'altra si dice che intraprendiamo tutte le iniziative, eccetera, eccetera, che ci può essere questa compartecipazione, adesso dico anche dell'ARTA, e che indichiamo questo gruppo di lavoro, non so come chiamarlo, gruppo di lavoro, commissione, fatta da queste, dai capigruppo e dall'amministrazione, che sovrintende a tutti i passaggi. I passaggi quali sono? La commissione, certo che la commissione è fondamentale, certamente non potevamo nella commissione, non possiamo nella commissione bypassare totalmente le professionalità interne che ci sono, che certamente non sono le uniche, non sono di per sé sufficienti, ma faccio presente che abbiamo ingegneri qualificati dal punto di vista urbanistico e anche ingegneri che hanno competenze specifiche e laureati in materie ambientali, ma certamente non basta. Ecco perché è stato fatto un bando pubblico, non è che noi abbiamo individuato una persona, quindi se uno di voi conosce delle professionalità può benissimo indicarle, fargli conoscere il bando e farle partecipare, saranno prese in considerazione, tra l'altro appunto non è una scelta tecnica che non compie l'amministrazione, compirà la dirigenza dell'area tecnica. Non solo, ma accanto a questo bando, ripeto, ancora aperto, perché se non erro mi pare che scade il 17 marzo, quindi si può partecipare, ci può partecipare chiunque, quindi siamo alla ricerca di queste professionalità e vedremo. Vi informo, non è che diamo, qualcuno pensa che facciamo comunicati, abbiamo prodotto una serie di materiali di cui non abbiamo dato manco notizia. Dopo questa vicenda e dopo la nota che ci è arrivata dalla commissione LIA dove ci investiva della competenza della vinca, io ho scritto ben due lettere, una in data, eccola qua, una in data 29 e l'altra in data più recente, e io ho chiesto alla commissione, come ci stiamo preoccupando di farlo al meglio, dopo una serie di considerazioni, se volete potete poi andare a leggere, ho chiesto alla commissione via di partecipare ai lavori della commissione comunale per la valutazione di incidenza relativamente appunto all'incidenza. Quindi abbiamo già chiesto questo, si può fare ancora di più, se ne possono mettere altri, ci mancherebbe altro, ma c'è evidente questo passaggio. Però il fatto di chiedere agli enti sovraordinati non è che li possiamo, come dire, beneficiare così, perché con l'ARTA noi ci abbiamo parlato e ci abbiamo riparlato, io ci ho riparlato anche di recente, prevedere una compartecipazione va bene proprio per dimostrare che non ci vogliamo, come dire, esimere, ma stabilire un importo, qualunque esso sia, è assolutamente improprio, e quindi è chiaro che non ci può essere l'importo. Perché? Perché il problema è che va discussa e negoziata questa azione dell'ARTA, perché fino adesso, questo è l'atteggiamento dell'ARTA, perché se no scarichiamo sul comune cose che non sono del comune, fino adesso l'ARTA non ha mai voluto metterci nemmeno una lira, ha detto che faceva queste cose, dice noi veniamo a vedere noi, però tutta a spese vostre, i mezzi, la centralina e tutto il resto è tutta a spese vostre, questo ci ha detto fino adesso l'ARTA. Quindi è chiaro che dobbiamo compartecipare, perché una cosa è compartecipare, una cosa è farsi carico di un obbligo, di un onere che spetta all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, organismo regionale che è pagato con fondi pubblici e che sovrintende a questa materia. Mi permetto di dire a chi dice ma ci hanno già messo una centralina, cioè,
tipici cari, qui stiamo parlando della zona industriale più importante non solo dell'Abruzzo ma del centro Italia. Il problema è che ci hanno messo una centralina che è troppo poco ed è insufficiente, perché è una centralina che rileva solo le emissioni veicolari e non quelle industriali o quelle elettromagnetiche, come dice Falcone. Questo è il punto. Ma non è che ci hanno fatto un favore o chissà quale concessione o chissà quanto dovremmo essergli grati. Qui ci hanno il filetto del reddito e della ricchezza regionale e non ci investono niente. Questo è il punto. Quindi noi dobbiamo richiamare anche gli organismi regionali alle loro responsabilità. Non è che possiamo, se vogliamo, perché se l'ARTA ci ribadisce che è a totale carico nostro, siccome queste cose hanno una spesa, e voglio capire, è venuta l'Euridania dicendo che avrebbero valutato loro e fatto loro una valutazione dei costi per vedere se, io non ho più rivisti, non ho più risentiti, quindi non so se si faranno video, se quando si faranno video. Quindi voglio dire, questa cosa è tutta in evoluzione, ed è talmente in evoluzione che anche questa procedura vinca la valutazione di incidenza ambientale, che attualmente, secondo le indicazioni che sono venute dalla commissione VIA, sono di competenza del comune, è tutta in discussione, perché la regione di recente ha approvato una legge che riporta anche la VINC e queste competenze in capo alla regione, come era negli anni passati, mi pare prima del 2010. E voglio leggere a questo proposito la relazione che accompagna la approvazione di questa proposta di legge, fatta dall'avvocato Emanuele Marco Vecchio, che sicuramente il consigliere Pellegrini conosce, non solo perché lavora alla regione ma perché è del gruppo Lega Salvini Abruzzo e quindi del suo gruppo. Marco Vecchio, nel proporre questo ritorno della competenza vinca alla regione, quindi il comune non se ne dovrebbe occupare, dice che un'autorità unica che sappia valutare in maniera obiettiva e organica gli atti di pianificazione, programmazione territoriale, urbanistica di settore, le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali, faunistici, nonché gli interventi e altri progetti di competenza regionale, province che interessano il SIC, eccetera, eccetera, che possono avere incidenze significative sugli stessi, ad altri interventi, è necessaria, oltremodo, specie per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 20.000, perché sorge la difficoltà, viste le poche risorse degli enti locali, di non avere le appropriate competenze rispetto alla valutazione di incidenza, quindi di trovarsi nella costrizione per la quale è necessario affidare l'incarico. Quindi questo fatto, noi proprio facendo affidamento su questo abbiamo anche scritto, intanto per capire se la competenza è ancora nostra, visto che la regione ha approvato e ci è stato detto che ci sarà un periodo di passaggio perché la commissione deve avere il personale, eccetera eccetera, vedremo. Ma proprio facendo riferimento a questo e alla ratio di questa legge testé poche settimane fa approvata dalla regione, è proprio in conseguenza della collaborazione che vogliamo avere con gli enti, abbiamo mandato una seconda nota in cui si chiede se un rappresentante Comitato IA possa ora partecipare ai lavori della Commissione Comunale per la valutazione di incidenza ambientale. Quindi questo è tutto previsto, è già in itinere, ci stiamo già lavorando. Certamente si può migliorare, si può fare di più, ecco perché io dico che invece di starci a incaponire, di metterci 10.000 euro o di fare una commissione tecnica in Consiglio Comunale, che non ha senso, perché la procedura è stata già avviata. Capito, ma la vostra mozione è questa, noi stiamo discutendo adesso la vostra mozione, non mi risulta che avete tecnicamente ritirato qualche cavallo, noi stiamo discutendo la vostra mozione, noi partiamo, la vostra mozione, la mozione che avete depositato, la mozione che avete depositato è questa. Quindi se però volete discutere e queste parti si possono togliere, se ritenete che si possono togliere, si può fare benissimo la mozione che ho detto io, che penso vada bene a tutti, e continuiamo a lavorare, verifichiamo come viene questa commissione, verifichiamo se la commissione via ci può dare questa compartecipazione e questa integrazione, ben venga, vediamo tutti quelli che possono partecipare, non siamo assolutamente contrari, la vogliamo fare al massimo livello
possibile. Però, visto che lei si rabbera sempre quando tocchiamo il punto, il punctum tollens, il problema è questo il punto. È questo il punto. Il problema è superare quello che può apparire un atteggiamento politico discutibile. E qual è l'atteggiamento politico? Che si accusa anche giustamente la regione, quando c'è una parte politica, si è comprensivi quando c'è la propria parte alla regione, e si scarica addirittura sul comune, quando si è all'opposizione, una serie di responsabilità, dicendo quindi che il comune, quindi se dice il comune no alla vinca, non si fa, che il comune che deve pagare, non è così. Allora qui c'è una pluralità di soggetti che intervengono, è un procedimento complesso, c'è una normativa complessa dove è anche discutibile una serie di cose che hanno previsto di circolari, che mettiamo in evidenza in queste lettere che non vi sto adesso a tediare e a leggere. Se vogliamo, ieri come oggi, e per quello che riguarda questa amministrazione è stato ieri e continua a essere oggi, se vogliamo ieri come oggi portare avanti l'opposizione della nostra comunità e della nostra collettività al progetto, ieri come oggi impegnare non solo il nostro consiglio ma la regione, a prescindere da chi l'amministra, su questa strada, io penso che si possa arrivare alla mozione unitaria. Se poi non siamo d'accordo, ognuno si vota la sua mozione, amici come prima. Facciamo, votiamo intanto votiamo l'emendamento di Falcone, dopodiché valutiamo. Presidente, io propongo la sospensione del Consiglio Comunale, che si possa addivenire ad una soluzione di buon senso. Anch'io sono d'accordo. Perché onestamente dopo 40 anni che siedo nei banchi di questo Consiglio Comunale io non ci sto a capire più niente. Ma la mediazione era stata proposta all'inizio, sospendiamo ancora, però sospendiamo, dai. Sindaco, lei è originale, quello sicuramente, non lo metto in dubbio, è originale, sicuramente, la ringrazio del riconoscimento. Noi avevamo una volta l'aggiusta tutto, lei sfascia tutto. Allora, un attimino, votiamo l'emendamento del consigliere Falcone e poi sospendiamo. No, ma se si fa la mozione unica anche l'emendamento viene assorbito. E certo, no? Se lo metti in votazione poi lo metti in votazione tutta la mozione, no? Sospendiamo il consiglio. E vediamo se è così. Votiamo la sospensione. Chi è favorevole alla sospensione? All'unanimità sospendiamo, approviamo la sospensione, quindi ci fermiamo ancora. Allora, riprendiamo posto per favore. Dopo un lungo travaglio forse abbiamo partorito la mozione definitiva. Mi bisogna sempre discutere, quella è la proposta iniziale, se non si discute. Presentatori delle due mozioni dichiarano di ritirarle prima anche gli emendamenti. No, gli emendamenti vanno pure ritirati. È conseguente al ritiro delle mozioni, però dichiara pure lui di ritirare gli emendamenti come conseguenza del ritiro delle mozioni. Esatto, no. Dichiarazione dopo l'altro dei capigruppo, dai. Allora, ritiri l'emendamento a seguito di... Allora, nel verbale indichiamo che i presentatori delle due mozioni e il presentatore dei due emendamenti dichiarano di ritirarli e che la conferenza dei capigruppo ha deciso di sostituire il tutto con un testo condiviso. Esatto. Ok? Va bene così? Va bene. Allora, a questo punto diamo la parola ai capigruppo, o c'è un capogruppo che legge la mozione definitiva? Farina? Giove. Pasqua, scusa. Vabbè, le premesse poi saltava. Le premesse siamo d'accordo?
Avete cambiato pure le premesse? No. Allora, leggi tu. Allora, questa è la mozione condivisa da tutti i gruppi consigliati. Mozione contro la realizzazione sul territorio del comune di Atessa di un impianto di rifiuti sanitari pericolosi e non della ditta Dinizio. Il Consiglio Comunale, premesso che la Dinizio Eugenio di Mafalda Campobasso ha presentato in data 17 ottobre 2017 il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo mediante sterilizzazione, con adiacente deposito per i rifiuti pericolosi e non, successivamente detta richiesta è stata sospesa dalla Regione Abruzzo perché in contrasto con alcuni criteri localizzativi del piano regolatore generale regionale. Premesso che l'Adinizio ha riproposto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 28-19-2019, resa in data 23 gennaio 2019, la richiesta al Comitato VIA di realizzare un impianto in contrada Saletti vicino alle abitazioni per trattamento di rifiuti sanitari a rischio infettivo tramite sterilizzazione con adiacente deposito di rifiuti pericolosi e non. Premesso che in data 20 gennaio 2020, per riferimento protocollo 330611, il Dipartimento del Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo, con provvedimento autorizzatorio unico regionale, PAU, ha comunicato alla ditta che deve essere, aperte virgolette, attivato obbligatoriamente il procedimento di vinca per il piano regionale gestione rifiuti. L'intervento infatti, pur trovandosi all'esterno del SIC del Bosco di Mozzagrogna e ad una distanza di 1,6 km, quindi impatta con il bosco. Tale procedimento è di competenza comunale ed è endoprocedimentale alla VIA. In assenza di tale parere, il Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA non potrà esprimersi. Il parere del Comune di Atessa non è comunque definitivo e risolutivo, considerato che la Val di Sangro è uno dei centri industriali più grandi del centro-sud Italia, in cui operano diverse aziende metalmeccaniche provviste di importanti linee di verniciatura ed altre operanti nel settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, che prevedono emissioni in atmosfera sia diffuse sia convogliate. Considerato che la realizzazione di ulteriori impianti operanti nel settore dei rifiuti speciali aggraverebbe irrimediabilmente la vivibilità di questo territorio. Considerato che il Comitato dei Sindaci Sangro Aventino ha già chiesto alla Regione di non prendere neppure in considerazione le richieste per l'apertura di impianti di rifiuti pericolosi finché non ci sarà un serio monitoraggio di tutte le emissioni. A questo proposito l'ARTA è stata sollecitata a effettuare un serio e prolungato monitoraggio che prende in considerazione parametri opportunamente individuati in funzione delle tipologie di industrie operanti nel territorio, dei loro specifici processi produttivi e delle sostanze pericolose normalmente utilizzate. Questo monitoraggio deve essere completo per capire la quantità e la qualità dell'inquinamento derivante sia dal traffico veicolare sia dalla produzione e industriale. Un attimo. Allora. Sia ritenuto che la salute, la tutela della salute e dell'ambiente debba essere al centro delle politiche di sviluppo del nostro territorio, che si è caratterizzato soprattutto per impianti industriali legati all'automotive e alla tecnologia avanzata. Ritenuto che sia imprescindibile e quindi debba essere in via assoluta applicato il principio di prevenzione e tutela della salute pubblica, tenendo conto di tutti gli effetti negativi sull'organismo umano e sulla salubrità ambientale derivanti dal fenomeno di cumulo delle fonti di inquinamento, apri parentesi, che non si limitano a quelle delle emissioni nell'aria derivanti dalle attività produttive e o di trasporto, ma riguardano anche quelle elettromagnetiche
eccetera. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad intraprendere tutte le iniziative utili a rappresentare la contrarietà in via assoluta del Consiglio Comunale della nostra comunità al progetto d'inizio, di intervenire presso la ASL Lanciano Vasto Chieti affinché garantisca la tutela della salute dei cittadini, a chiedere all'ATA che esegua a spese della Regione Abruzzo con una compartecipazione economica del Comune di Atessa un monitoraggio completo e prolungato di tutte le emissioni veicolari e industriali della Val di Sangro, prima che il Comitato VIA prenda in considerazione la richiesta presentata dall'inizio. Impegna il sindaco e la giunta comunale ad integrare la commissione comunale tecnico-scientifico per la vinca di ulteriori professionalità. Questa è la mozione. Comunque, una volta che è registrato. Cosa? L'ha detto prima. Sì, vabbè. Allora, ultimo punto, di far presente la contrarietà dell'intero Consiglio Comunale al servizio valutazione ambientale della Regione Abruzzo, così come peraltro già attestata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Atessa nella seduta del 23 maggio 2018. Allora possiamo mettere a votazione il documento unico. Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi all'unanimità approviamo il documento unico. Bravo. Buonasera a tutti, grazie. Bravo. Grazie a voi. Grazie a tutti.